Bentornati amici di Obiettivo News, siamo nuovamente nei nostri studi per una nuova puntata di 2-4 ruote passioni motori. Come potrete intuire avremo un ospite da remoto, perché qua con me non c'è nessuno. È in collegamento da Parma, sto parlando di Stefano Manici. Ciao Stefano e benvenuto. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Ciao, innanzitutto è un piacere averti nostro ospite, seppur virtuale. E con te, visto che sei un veterano della corsa in salita, con i tuoi 21 successi, quindi 21 campionati italiani, prima nella 600 Open, poi con la Naked, vorremmo un po' ripercorrere la tua carriera dagli inizi, da quel 1992 in cui tu, appena diciottenne, hai iniziato il tuo percorso agonistico. Che ricordi hai di quei periodi? Molto belli. Mi ricordo proprio sì l'anno del debutto, nel 92, e era Sanremo in aprile, e mi ricordo che sono andato in punta di piedi a Sanremo, questa gara in salita, e io, come dicevo, correvo già nella classe 750, cioè perché fisicamente non potevo correre le 125, no. Insomma. E ho fatto la mia prima gara in punta di piedi e mi sono scontrato subito con i veterani delle gare in salita, Rui, Adre, Truffa. Prima gara, insomma, mi ricordo che avevo fatto, mi sono le prove, primo secondo tempo, in gara quarto per pochi centesimi, allora da lì ho detto, cavolo, dai, allora ho possibilità. Quell'anno lì i campionati italiani erano tre gare, e poi magari c'erano altre mille salite in giro per l'Italia, erano gare nazionali e le gare di campionato erano tre. Allora, quella di Sanremo era una gara nazionale. Poi dopo la prima vera gara in salita, la prima vera gara di campionato era provincia di Cuneo, un vicino all'Overa. Sì. E mi ricordo un diluvio pazzesco, e sotto questo diluvio pazzesco con la mia RC30 ho ottenuto la mia prima vittoria. E stupendo, insomma, dai, da lì poi la gara e dopo da lì era iniziato tutto. Da lì dopo la seconda gara di campionato era Pontremoli, passo da Cisa, più vicino a casa, una gara fantastica, solo che nel frattempo, cioè, essendo tre gare basta, c'era un lasso di tempo tra una e l'altro importante. Avevo fatto una gara della Sport Production a Varano, anche lì avevo debuttato, e un concorrente davanti a me era scivolato, avevo investito la moto, mi ero rotto la clavicola. Ecco. Quindi mi ero presentato proprio alla gara di Pontremoli, che mi ero sfasciato la clavicola da mezza giornata. Io ho fatto secondo, vabbè, l'ho pezzata, è andata bene, però dopo era decisivissima l'ultima gara, che era quella vicino a voi, alla Serra, organizzata sì. dal Euro Club, e lì chi vinceva tra me, Renato e Adri, vinceva il titolo. E mi ricordo, adesso non so, la prima manche ero secondo e la seconda manche ho vinto gara e titolo, è stato bellissimo. E ho visto che avete anche l'immagine di quel podio, che sì, è stupendo, sì. Che è veramente lì in quel e podio lì ci fatto sono due grandi come Renato e Adri, che ai tempi e poi Renato anche e Adri, gli anni sì. successivi sono stati due pilastri delle corse in salita. Ah beh, assolutamente, ci sono rifatti, gli anni dopo, cavolo, se ne è prese, se ne è date, ma se ne è prese, perché veramente erano fortissimi. Poi c'era un sacco di gare proprio lì in Piemonte, in quelle gare lì erano tostissimi da battere. Cioè. Sì, una volta c'erano tante anche più gare a livello italiano di corsa in salita, adesso sono rimaste molte, molte meno rispetto all'epoca. Qual è la differenza che trovi tra le gare attuali? Tu ricordiamo che quest'anno non sei un attimo fermo per problemi di salute, ma sì. Che differenza c'è tra la salita di oggi e la salita di un tempo? Diciamo adesso, allora, come ripeto, siamo arrivati con il. Siamo entrati nel gruppo del CIV, diciamo, chi gestisce il CIV, la federazione gestisce anche il CIPS, e a livello è un po' più professionale. Ci sono degli anni che in salita era un po' sparita, se ne parlava poco, era veramente. Nonostante c'era tantissimi partecipanti e tantissime gare.
perché io mi ricordo veramente quegli anni 98, tipo c'era 20 gare, io ne avevo fatte 14, ma 14 gare vuol dire che da aprile a settembre eri via praticamente ogni weekend e qualcuna l'ho pure saltata. Adesso si fa veramente fatica a organizzare delle gare e quelle che ci sono sono quelle 4-5 che poi quella formula della gara doppia diventano 8-10 tappe, però in realtà tu hai 4-5 trasferte. Sì, i tracciati sono sempre sono ripetuti, quindi non c'è più la possibilità di cambiare il tracciato. Eh sì, fai le prove venerdì, poi fai una gara sabato e una gara domenica, stesso tracciato, però gare totalmente diverse, con tempo diverso, su due manifestazioni. Quindi anche, diciamo che per il MotoCap che organizza è un po' più un vantaggio perché prende la doppia iscrizione e allestisce un percorso e basta. Il pilota ha una trasferta unica e fa due gare. Però è chiaro che sono diventate sì, poche, tra virgolette. Hai una grandissima scelta, una volta veramente potevi dire ma là vado, qua vado. Proprio parlando del 92 mi ricordo che prima della gara di Buonvicino mi ricordo che la mia prima vittoria l'ho fatta perché ho fatto la Chivasso Castagneto, una gara che poi non storica, non poi sparita. Storica, mi ricordo che ero andato lì e avevo fatto la categoria Open, era la mia prima vittoria proprio. Poi anche dopo, tra una e l'altra, ho fatto la Rocca Cocconato, insomma c'era qualche gara che potevi usarla come test, un allenamento. Adesso quelle che ci sono di campionato. Insomma. Sì. L'unica cosa bella, secondo me, è veramente che adesso hanno inserito queste prove libere il giorno prima a pagamento che aiutano tantissimo perché permettono ai piloti di in sicurezza memorizzare e provare il tracciato senza dover provarlo con la strada aperta. Una volta la manifestazione era in gara unica alla domenica e il venerdì e il sabato purtroppo succedevano brutti incidenti perché la gente spinta dall'agonismo provava la moto, il tracciato e quello lì, questa cosa delle prove libere ha aiutato tantissimo a evitare certe cose. Sì, ha aiutato anche in termini di sicurezza. Sì. Anche perché le gare in salita erano anche un po' state abbandonate proprio per la questione legata alla sicurezza. Adesso sono corse più sicure rispetto forse a quelle che erano quelle che sono state un tempo. Quello assicura sicuramente. Anche i tracciati sì, sono corti, molta gente ci si lamenta perché una volta le salite erano anche lunghe 4-5 km. Io da quando partecipo io 4-5 km. Prima di me so anche di salite di 13, 17 a Trento Bondone. Io sono arrivato in un periodo che di una media lunghezza, adesso sono veramente gare sprint, corte. Però in questi 2-3 km riescono a dare veramente uno standard di sicurezza elevato, molte più balle di paglia, dove ci sono velocità elevate, chicane, anche lì molta gente storce il naso, però sai, un conto è cadere in una chicane ai 60, e invece magari in certi posti faresti più di 200 e insomma si cerca di lavorare molto sulla sicurezza per mantenere queste gare, altrimenti sarebbero già le sparite. Tu anche detieni, ora non lo dico con la sicurezza al 100%, ma mi sembra che il tempo assoluto della Forno Milani sia ancora il tuo tempo. Che ricordo hai di questa corsa? Assolutamente sì, infatti guarda, l'altro ce l'avevo ieri proprio, poi non so se si vedrà, facciamo una cosa, vado, ho trovato dei pezzi di giornale della Sentinella del Canavese, sì, dell'epoca, il mio record della gara di Milano. Sì, la gara di Milano, ti dico, ecco, un'altra di quelle gare che inizialmente l'ho fatta anche quella nel 92 e mi ero trovato, io venivo da più pista che salita e la Forno Milani era veramente una salita stretta, sì, piccola, il ponticello, sì. I primi tempi la detestavo, sai cosa vuol dire? Proprio come tracciato mi spaventava, mi poteva quasi terrorizzare, ma sì, invece vedevo non era semplice. Col passare degli anni, le ultime due edizioni, è diventata una gara che mi piaceva tantissimo. Ci ho vinto, quando poi vinci in un posto ti prendi più forza, più confidenza. Certo. E gli ultimi due anni ho fatto nel 2003 primo record e nel 2004
ho migliorato il tempo e mi sembra che l'ho visto ieri 2:10:13, che è ancora, dopo non si è più corso, è ancora il record. È il record imbattuto. Infatti ho visto nella maglia della rievocazione che facevano, c'è ancora il mio nome come detentore del record. E alla fine veramente l'adoravo, mi piaceva proprio il fascino, il ponte, lo scollino, il pezzo in alto aperto. Sì. Col passare degli anni mi è veramente piaciuta tanto. Eh sì, sono gare che sono rimaste nella storia una volta Trofeo della Montagna e comunque campionato italiano di velocità in salita. Tu adesso quando fai le tue trasferte hai anche la tua famiglia che ti segue. Sì, io sempre ho avuto la mia famiglia che mi segue ed è stata la mia fortuna, la mia forza per andare avanti, diciamo, più di 30 anni, perché se dopo un po' di anni la mia famiglia non avesse più seguito, sarebbe stato difficile, dover sempre andare da solo, ora non ci sarei andato, sarei fermato prima. Invece, essendo sempre venuti, mi ha dato veramente forza ad andare avanti. Qui insieme mi aiutano a gestire il team che abbiamo. Abbiamo anche la nostra associazione sportiva, e che a parte me ho anche altri ragazzi che corrono diversi campionati, e senza di mia moglie e i miei figli tra l'altro fa il meccanico, quindi lui è lui che si occupa tutto della mia moto, e mia moglie tutto il resto, fatturazioni e quant'altro. Mia figlia, che è la più tecnologica, è quella che mi ha aiutato stamattina, ecco, quindi insomma è veramente a 360, cioè io ci aiutiamo in questo team. Chi sono i due ragazzi che seguite, cioè del tuo team? Ce ne sono diversi. Allora, abbiamo nella salita italiana, nel campionato italiano della salita, quest'anno avevamo Matarazzo col Motard, che tra l'altro ha vinto il campionato la gara scorsa. Poi c'è Marco Giovannoni, che correva prima con la mia moto, adesso è sempre nel nostro team con la Ducati. Naked. Poi c'è un ragazzo di Cremona che ha affittato la mia Triumph, che ho usato per tanti anni, lui corre nel campionato Crono Klimber, che è quello propedeutico per arrivare alla salita. E, ok, nella salita sono questi. Poi abbiamo Mauro Concini, che è un ragazzo svizzero, che fa le road race, sta facendo l'IRC, che ieri ha corso ad Orice. E da quest'anno stiamo dando una mano a Andrea Maiola, che è un ragazzo di Spezia, che sta partendo proprio passa domani per il TT che va a fare il Manx. Manx in partenza tra pochi giorni. Ecco, stiamo dando una mano quello che possiamo, insomma stiamo cercando di aiutarlo perché ha bisogno, siamo amici da tanto, quello che possiamo come team cerchiamo di dare una mano per loro. Mi dispiace non poter andare là perché non ero preparato con passaporti e quant'altro, magari se l'anno prossimo andrà tra avanti a fare il TT, andiamo a vedere anche questa esperienza. Qual è la differenza secondo te tra le corse in salita e le road race? A livello di difficoltà? Le difficoltà sono le road race, vedo che hanno adesso elevate velocità. A parte, ci sono circuiti un po' cittadini, però si viaggia, vedo spesso proprio velocità 200-250. Strade ok, abbastanza belle, larghe, però sei sempre in un cittadino. La salita, come ti dicevo, da noi adesso abbiamo delle medie basse e via. In salita si è sempre in prima seconda con le moto 1000 di adesso, mentre nel road race è un po' come un circuito stradale, insomma vai ben più veloce. Insomma. Certo. Progetti per il futuro? Prossimo anno? Sarai di nuovo alla partenza del campionato italiano? Sì, quest'anno, come ti ripeto, ero partito discretamente, poi quando stavo per mettermi a posto purtroppo sono scivolato nella gara di Frosinone e mi sono procurato una doppia lussazione, una lussazione alla spalla destra e anche dopo qualche giorno mi ha scoperto anche alla sinistra. Quindi adesso mi hanno consigliato di fermarmi un attimo, riprendermi, fare della fisioterapia, mettermi a posto, e quindi ho dovuto saltare Frosinone e Spoleto, ahimè, perché Spoleto era la mia preferita, però sono dovuto stare a casa, non l'avrei fatta, quindi il campionato quest'anno per me è andato. Adesso vedremo a Volterra il 17 settembre, adesso vedo come sto, se riesco magari vado tanto per stare un attimo in moto e riprendere confidenza, altrimenti ci prepariamo bene per la fisioterapia. E sicuramente sì, sarò via perché insomma non mi piace così
lasciare le cose a metà. È chiaro che c'è bisogno di molto impegno, perché io purtroppo ho un'azienda artigiana, lavoro in proprio e purtroppo fortunatamente c'è tanto lavoro e non riesco più ad allenare, praticamente le gare sono il mio allenamento, solo che poche gare, magari distanza un mese e mezzo da una all'altra, quando arrivo a correre vedo che sta mancando qualcosina, purtroppo devi stare, vuoi l'età, vuoi un po' tutto, adesso bisogna competere con dei più giovani che sono sempre in moto. Quindi mi sono prefissato che se l'anno prossimo andiamo avanti, voglio fare un anno fatto bene, ma stare sulla moto, stare in presente, perché tipo la prima gara sono andato a correre che non avevo fatto un test e ho perso la manche per 17 centesimi. Sì. E dopo dico, porca vacca, questi qua sono sempre morti, io mai, devo, però prima devo trovare il tempo, se voglio andare avanti, di fare le cose fatte bene e allenarti per fare una stagione bella, poi dopo vediamo, sai, non è che posso andare avanti in eterno, però mi diverto, sto bene, vabbè, fatto gli infortuni adesso, quindi perché dovrei smettere, è una cosa bella, dopo mi piacerebbe anche gestire il tempo, tutti gli anni dico, magari faccio qualche gara in meno, ne faccio due o tre, poi dopo in realtà no, quando comincia il campionato, sei preso dal campionato, quindi non è facile dire, faccio tre uscite, poi gestisco solo la squadra. Oppure non è ancora l'ora, insomma, via. Non è ancora l'ora, quando arriverà l'ora te ne accorgerai da solo. Sì. Cosa ti senti di dire ai giovani che si vogliono avvicinare al mondo delle salite? Se ce ne sono. Qualcosina di nuovo si è visto, perché è stato un periodo che veramente mancavano, è stato un periodo che c'era veramente solo i veterani, i giovani facevano fatica ad affacciarsi. Adesso ho visto qualche faccia nuova, c'è stato un po' di cambiamento negli ultimi anni. Secondo me è buono, anche perché è un bel trampolino, perché non è che, cioè non esiste solo il CIV, che anche lì è difficile per un giovane andare nel CIV con le cifre che viaggiano adesso. A livello economico sicuramente sarebbe più abbordabile, secondo me, una salita. Però è chiaro che dopo sei un giovane, non può rimanere lì in eterno. Se va, è giusto che faccia i suoi passaggi, a meno che non gli piace veramente questo mondo. Io, ripeto, a 18 anni, a 19 poi ho fatto pista, ho fatto anche dei buoni risultati in Outdoor Production, però mi piaceva di più la salita, e per come ero io, che non ero, diciamo, abituato ad andare sempre in circuito ad allenarmi, in pista necessita assolutamente di allenamento in continuo, perché adesso non puoi permetterti, in pista non puoi fare una gara, poi dopo un mese niente, poi andare a correre, sei fuori, quindi devi stare tutte le moto, tutte le settimane in moto. In salita ti permette un po' più di calma negli allenamenti, diciamo. Sì, la salita te la devi sentire. Però, sì, devi sentire. Certo. Va bene, noi Stefano ti ringraziamo di essere stato nostro ospite e di aver ripercorso un po' gli anni d'oro delle corse in salita, che hanno consacrato come te tantissimi altri piloti che sono rimasti nella storia di questa disciplina. In bocca al lupo per le tue spalle. E in bocca al lupo poi per il prossimo anno, ma tanto ci risentiremo. Grazie davvero di essere stato con noi. Grazie a voi, veramente mi ha fatto piacere, ripeto, perché io sono molto legato alla vostra zona, perché ho anche militato per diversi anni nel motoclub Centauro Platform Canavese, e devo ammettere che mi dispiace tanto che non c'è più una gara lì, perché a titolo di organizzativo era veramente un motoclub top, e lo dimostra il fatto, anche quando sono venuto 4-5 anni fa la rievocazione di Fondo Milani, mi hanno veramente trattato come ricordi, come tutto, sono veramente bene, sono rimasto molto affezionato alla vostra zona e alla vostra motocicletta. Grazie. Ti ringrazio anche da parte della parte del Centauro. Grazie ancora. Grazie. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Mi raccomando, continuate a seguirci su Obiettivo News, su ONTV Web e su tutti i nostri canali social. A presto!